I costi esterni sono quei costi che non rientrano nel sistema dei prezzi, di cui il sistema economico non tiene conto, e sono prevalentemente danni ambientali e danni sanitari. Cioè il fatto che ci sia, come abbiamo visto prima, la gente che muore anticipatamente, diciamo, a causa dell'inquinamento, non è considerato un costo. Certo, è un costo sostenuto dalla collettività. Sono costi che sosteniamo tutti noi attraverso la fiscalità generale. Tutte le esternalità sono, diciamo, praticamente danni all'ambiente e danni sanitari. Se non so, pensate dall'origine, dall'alfa all'omega, insomma, cosa succede? Preleviamo le risorse, la miniera causa un danno ambientale enorme, le trasformazioni, le emissioni dei funghi da una ciminiera causano un inquinamento dell'aria, dell'atmosfera, addirittura così esteso da arrivare a modificare la composizione atmosferica sul piano globale. Ebbene, questi non sono mai stati considerati costi. Sono subentrate nel corso del tempo delle regole, delle leggi che pongono dei limiti, però non rientrano nel sistema economico. Questo è il problema. Si cerca da qualche anno, dicevo prima, insomma, di fare questo. Come si può fare questo? Ci sono vari modi. C'è anche uno studio che la Commissione Europea, lo studio che si chiama Externain, si sta pensando a vari modi per superare questo problema. Cito qui un esempio che è il rapporto Stern, perché è famoso e perché, devo dire, a mio avviso, insomma, il signor Nicola Stern, che è un economista, ha fatto un buon lavoro. O comunque è un economista che si è preoccupato veramente, entrando nel dettaglio, con grande precisione, con grande, se volete, pignoleria, ha provato ad entrare nel dettaglio del problema. È un economista che è stato nella Banca Mondiale, quindi assolutamente non è né un ambientalista, cioè probabilmente lo è ambientalista, insomma, nel suo pensiero, però non viene né dal mondo ambientalista né dal mondo della scienza, viene dal mondo dell'economia. Cosa dice in grandissima sintesi, perché è estremamente dettagliato, il rapporto Stern? Dice che c'è una differenza tra l'agire e il non agire. Cioè, dato il sistema di cui abbiamo parlato prima, che non considera i costi dei danni ambientali, cosa succede se non agiamo? Cioè non fare nulla e continuare con quello che gli anglosassoni chiamano business as usual. Cioè continuare un solito modo. Lui dice che non agire può comportare nel giro di qualche decennio ad un calo del prodotto interno, del prodotto, non posso chiamarlo interno, del PIL mondiale, per capirci. Dal 10 al 20% in meno del PIL mondiale, causato dai danni ambientali. Cioè il nostro sistema causerà dei danni ambientali tali per cui avremo una ripercussione economica molto pesante, con calo che va dal 10 al 20% del PIL a seconda delle condizioni. Naturalmente vi ho fatto uno studio complicatissimo. È una misura assolutamente consistente. Cosa dice lui? È entrato, come dicevo prima, in estremo dettaglio. Dice che noi possiamo modificare le cose e l'agire comporta, per esempio, un calo dell'1% del PIL all'anno. Cioè, se noi investiamo l'1% del PIL mondiale all'anno, uno soltanto, per ridurre le emissioni, lui dice per fermare la soglia a 550 parti per milione, che poi comunque è una soglia abbastanza alta, noi possiamo evitare il danno peggiore, cioè quello del meno 20%. Oppure, fatto una scala di valori, possiamo pensare di investire il 2% del PIL all'anno e fermarci 500 parti per milione. È una cosa interessante, insomma, se non altro è uno studio veramente dettagliato che ci porta a capire, considerate come esternalità, non sono sostenibili. Prima o poi li dovremo pagare. Prima o poi li dovremo pagare anche solo per il semplice fatto che le leggi della fisica sono immutabili. Il pianeta Terra sono le leggi della fisica, non alle leggi che l'uomo si è dato per il funzionamento della sua società. E poi, ci sono anche altri modi di cercare di introdurre le esternalità, pensare a una carbon tax, pensare al sistema ETS, adesso non posso entrare nel dettaglio,
dello scambio delle quote, si sta studiando vari sistemi per poter modificare le cose e ridurre le emissioni in modo che, diciamo, rientrino nel sistema economico. Ora, riguardo ai combustibili fossili, i combustibili fossili sono la principale causa di questo stato delle cose. Vediamo se si vede lo schermo intero. Eccolo qua. Ecco, i combustibili fossili, dicevo, sono la causa principale, è già stato detto prima anche dalla professor Balzano. Allora, qui in sintesi vediamo un po', anche perché l'avete già sentito poc'anzi, il petrolio ha ancora una funzione molto molto intensa. Il 35% di tutta l'energia primaria mondiale viene dal petrolio. Voi pensate solamente ai trasporti. Il problema è enorme, anche per il semplice fatto che i trasporti sono tutti, quasi completamente, avvengono quasi totalmente sulla base dell'uso dei combustibili fossili. Quando si parla di energia, di solito istintivamente si pensa all'elettricità, poi ne parlerò dopo, ma il sistema mondiale dei trasporti consuma tantissima energia. Vedete, la metà del petrolio è consumato nel mondo. E poi il petrolio serve per tantissime altre cose, serve per fare energia elettrica, riscaldamento, asfalti, materie plastiche, fertilizzanti. E avete già visto, questo è il grafico dell'ASPU, un'associazione che si occupa di studiare proprio il picco del petrolio, che avete visto qui. C'è la questione del fatto che queste fonti, non solo il petrolio, si dice sinteticamente il picco del petrolio, ma vale per tutti, queste fonti che sono risorse che noi preleviamo dal sottosuolo avranno un picco nella produzione e poi inizierà a calare. Questo, devo dire, è un tema naturalmente per parlare della transizione, una parola che avete usato anche nel volantino di questa serata. Cioè, transizione da un sistema basato sulle fonti fossili e sul nucleare ad un sistema più pulito, basato sulle rinnovabili, sulle risparmi energetici. Io trovo che non sia un argomento abbastanza forte, anche se lo seguo e mi interessa e credo che sia importante, però l'argomento più forte, a mio avviso, è quello di prima, è l'inquinamento. Cioè, che il petrolio esista, non esista, cioè, il problema è l'inquinamento. Noi non possiamo continuare a inquinare così. Tra l'altro, le incertezze anche legate, perché c'è chi dice che il picco si trova lì, come vedete in questa figura, cioè ci siamo già praticamente, tra 2010 e 2020 c'è chi dice che si trova nel 2050. Negli anni scorsi c'è stata una serie di diatribe, diciamo, di discussioni su questo tema, che poi alla fine non mi appassiona più di tanto, proprio perché il tema principe, secondo me, è il fortissimo inquinamento che stiamo generando. Quello che vedete qui, sempre un grafico sempre di ASPO, che fa vedere il fatto che si fanno sempre meno scoperte, che sono le barre grigie, che vedete, la produzione aumenta, cioè si cerca di estrarre tutto il possibile, ma si scoprono sempre meno giacimenti di petrolio.